Buonasera a tutti. Potrei addormentarmi da un momento all'altro, ma sarò perfettamente in grado di concentrarmi e proseguire in questa avventura, perché devo dire la verità, mi ha coinvolto più di quanto pensassi, perché mi immaginavo in qualche modo che fosse un racconto diverso dal ripetere un evento che non vuole smettere di accadere. Che probabilmente è anche un po' il modo in cui il nostro protagonista affronterà un lutto molto serio, che non ha affrontato fino ad ora. Perlomeno questa è la mia idea. Però sono curioso, è possibile che questa sia veramente magia e non soltanto una sorta di proiezione? O meglio, sta veramente accadendo qualcosa di strano. Lui sta apprendendo qualcosa che prima non conosceva, quindi effettivamente è concreto, esiste, ma comunque c'è anche una cosa molto più eterica e morale dietro. Buonasera ragazzi. Come sempre, questi venerdì, con Last Day of June, non ci sono donazioni disponibili per me, le rimuovo. Tutto è movente per e dedicato a Gulotta. Cercherò di impegnarmi al massimo per essere sveglio, pronto, carico ed empatico. Quindi, non ho detto eclettico, avete visto? La stanchezza non mi rende poi tanto ubriaco a volte. Sono le 21:30 e visto che purtroppo l'autosave mi ha riportato davanti al quadro, dobbiamo rivederci, tra virgolette molto spesse, il purtroppo, la cutscene che introduce il secondo personaggio. Dopo il bambino con l'aquilone e il pallone. Viene voglia di fare completismo in questo gioco, se posso e può in qualche modo offrire un po' di insight sugli eventi, ma andiamo, ricorda. Cos'è successo questa volta? Come mai è morta la nostra June, la nostra stupenda June, a causa di una donna, una signorina innamorata di noi. Vedete, noi non siamo in macchina. No, lei, allora, possiamo rivedere la scena che mi aveva messo del dubbio prima, no? C'è lei. Sono entrambi. Ok, è la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Identica. Quindi, ecco perché lui è sulla sedia a rotelle. Cioè, non era affatto sola, mi sono sbagliato. Avevo confuso le due vetture. Ciao, buonasera ragazzi. Oh, giusto. Giusto. Perdonatemi, il volume del gioco è troppo alto. Touché, mea culpa, mea culpa. Allora, vedo che l'autosave è proprio stato noioso, perché ci ha riportato parecchio indietro. Andiamo quindi a recuperare. Oh, ho sbagliato. A recuperare i nostri nuovi ricordi e quella tragedia che appunto proprio non ci aspettavamo. Io perlomeno non mi aspettavo il fatto che lei abbia perso il bimbo. Quindi, in altre parole, è morta molto tempo dopo. Quindi. Saltiamo tutto ciò che già non abbiamo approfondito nella scorsa live, anche se ovviamente facendo così mi è più facile perdermi. E per chi ha problemi di linea, questa volta non sono io, devo dire la verità, incredibile ma a dirsi, ma in realtà la qualità è talmente bassa che non poteva essere mia responsabilità. Sto toppando completamente, vero? Altro che sto facendo il giro di Peppe. Dobbiamo andare a vedere lei sulla sedia a rotelle. Allora, torno sulla retta via, cercando di non farmi confondere dal sonno e dalla stanchezza.
Io e l'anziano. Questa è la nostra casa. Infatti era qua. Quello è il primo bambino che ha perso molto prima. Il giorno è sempre quello. Da quale informazione riceviamo il fatto che hanno già perso un bambino? È qualcosa che ancora forse non so. Perché o mi sono distratto e sarebbe fantastico mi aiutiate a comprendere qualcosa che ho perso per distrazione. Ma hanno già perso un bimbo? Questa cosa non me ne sono minimamente reso conto. Spoiler. Mi sa. Bene. Buongiorno. Anzi, buonasera. Grazie. E vabbè. Fantastico. Mi hanno fatto un mega spoiler. Mi fa piacere comunque che nelle blind run si agisca così. Per vivere meglio un'opera insieme, giusto? Ok. Va bene. Mamma mia. Fortuna che sono stanco. Ok. Anche se penso che il discorso che in questa parte lei dica al mio bambino sia un po' placebo, ragazzi. Oddio, non proprio tanto placebo, eh? Effettivamente sembra proprio dire in italiano il mio bambino, non è... Non è affatto... Non è affatto placebo, forse. Allora, torniamo in casa. Lo dice proprio, lo dice sì sì, avete ragione. Avete ragione. Sicuramente non è uno spoiler grave, per carità, anche se sul si intuisce da cosa. Cioè, da cosa si intuisce che hanno già perso un bambino? Perché dire, ah, è facile, si intuisce, è un pochino sparata. Salvo che io in casa non mi sia perso qualche indizio, qualche vecchio disegno, una stanza preparata a bambino chiusa, qualcosa che non mi faceva... che mi avrebbe potuto far capire, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, insomma, si intuisce dal fatto che quelli sono ricordi, quindi del passato. E questo è assolutamente giusto. Infatti, è la mia testa che ha mal interpretato. Su questo avete perfettamente ragione. Se questi sono necessariamente ricordi, e i ricordi vogliamo essere convinti, anche se non c'è niente, assolutamente niente che lo conferma fino ad ora, che il giorno è sempre quello e non viene rimandata la morte... Allora, giustamente, io ho interpretato che il tempo non fosse una determinante costante, e una determinata costante, e quindi... ho pensato che si potesse spostare. Se non si sposta, ovviamente è un ricordo extra che fa affrontare il lutto di questo protagonista in maniera più completa. Però, insomma... Esatto. Se lei voleva regalargli un test positivo al lago, significa che era incinta il giorno della morte. E quindi non ha il tempo di perdere un bambino. A meno che... No, il giorno della morte. Cioè, se lei non fosse morta, avremmo avuto il ricordo di lei che perde il bambino per l'incidente. Ma non siamo morti noi adesso. Non stiamo vivendo il lutto di lei perché a causa del cambio del passato siamo morti noi e non lei. Cioè, oh. Ok, cioè... Andiamo avanti, perché a discuterne insieme sarebbe una figata e possiamo farlo un sacco di volte, ma... Vediamo un po'. Esatto, nel giorno della morte lei camminava. Quindi, evidentemente, non è morta subito. E il tempo si è spostato in avanti. Oppure, era sulla sedia a rotella a causa di un incidente o di una debolezza post-parto, post gravidanza antica per la quale ha perso il bambino. Però capite il punto, cioè se cercate di seguire i miei dubbi e le mie perplessità mentre non conosco la trama di questa avventura. Ok? Ok.
Eccoci qua, a vivere qualcosa di romantico, ma di doloroso in realtà, di tremendamente doloroso, c'è ben poco da ridere. Il poter non ottenere un amore che si prova in maniera così infuocata è una delle cose più difficili da narrare in un videogioco, è una delle cose più umane del mondo. Tuttavia, avendo confermato il mio errore è stato ragionare sul fatto che il tempo non fosse una costante nella morte di lei. Se la morte di lei è sempre lo stesso giorno e questo non può cambiare, e è un errore del giocatore non capirlo perché comunque non possono darti informazioni superflue, allora effettivamente quello era un passato. Lui non era sulla sedia a rotelle e quindi... Mamma mia. No, no, no. Questa cosa di una dolcezza è, per me, è una delle cose più belle viste fino ad ora. È veramente meravigliosa. È veramente tanto, tanto bella. Un sentimento così. E non puoi... No, esatto, lo sapevo! Avrei scommesso denaro. Non puoi lasciarlo indietro, una cosa del genere. Ho la pelle d'oca. Le emozioni, l'amore è qualcosa di veramente tremendo. Forza e coraggio. È arrivato il momento di andare. Bella signorina. E loro vanno al lago. Ok. Quanto vorrei avere meno stanchezza. Wow. Che poesia, che inquadratura, accidente. Quanto è bello l'effetto acquerello forzatissimo. Ecco qua, la nostra signorina. Oh, guarda come cammina! Santo cielo! Ricordatevi, ragazzi, che come si anima un personaggio, il modo in cui lo si fa muovere, respirare, camminare e in qualche modo interagire con il suo ambiente, trasmette il personaggio stesso, anche quando non parla. È importante. Oddio! Guardate! Ecco, questa è una cosa che facevo da bambino, con alcuni videogiochi. Questo titolo è fatto così bene che puoi fare delle scenette comiche tipo... guarda come appare, come buffa! La luce, santo Dio, l'ombra, la prospettiva dell'ombra è... È fatto da Dio, è fatto... Wow. Ok. Sì, alzo un pochino il volume, il gioco magari è basso. Comunque, wow. Wow, veramente wow. Mamma mia. Ah, non possiamo. Oh, giusto, interagire con la porta ci cambia l'inquadratura e ci dà libertà, così da poter scoprire come avanzare. Ragazzi, che classe. Quanto può annoiare un'avventura grafica di questo tipo soltanto... Noi videogiocatori possiamo immaginarlo avendo la mente aperta, ma gusti a parte, bisogna sempre saper valutare la qualità e il lavoro dietro un'opera. E questo per ora sta avendo un'attenzione per quello a cui di solito si perde essa, che è pazzesco. Ti fa innamorare.
E a me piace, comunque, anche se li gioco sempre una volta sola. Persino Mass Effect lo gioco su una volta sola, per dire. Comunque, allora. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, basta posarlo, quindi lo posiamo. Ecco qua. E apriamo la porta. Oh. Mike, a inizio del gioco la ragazza bionda si stava già trasferendo. Non penso abbia impiegato 9 mesi per farlo. Penso che la gravidanza sia antecedente all'inizio del gioco. Abbiamo appurato che effettivamente, visto che i ricordi sono fissi nel giorno... cioè, sono fissi rispetto al giorno della morte, è così. Ma rimane il fatto che io mi stavo riferendo ai ricordi, quando lui è solo al buio, abbandonato a se stesso, senza più energia di vivere e di avere... anzi, se un po' di energia ce l'ha, è rimasto con il suo carattere, semplicemente è un po' morto dentro. E non ha ancora metabolizzato il lutto, appunto. Lui è solo, lei si è già trasferita, quindi non possiamo sapere quei ricordi dopo quanto sono, eccetera. Però hai ragione del fatto che lei era lì a consolarla e quindi ho mancato di attenzione. Assolutamente corretto. Touché. Ok. E nessuno l'aiuta. Oh, hanno tutti questo blocco, poverini. Giustamente, direi, eh. È un modo simpatico di guidare il giocatore. Wow! Vedete? Questo è un altro modo di dare carattere al personaggio, il modo in cui interagisce con l'ambiente, scivola sulle foglie con il peso fra le mani. Fantastico. Fantastico. Attenzione, attenzione, attenzione. Wow, 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 wow. Non possiamo? Non ce la fai proprio? Ok, ok, allora dobbiamo spazzare via le foglie. Troviamo qualcosa per farlo. Dio, quanto è romantico questo videogioco. Quanto è romantico. Questi fogli sono veramente... eh sì. Esatto, dobbiamo portarlo qui. Troviamo il modo, guarda, facciamo il giro, facciamo il giro. È dolcissima, è dolcissima. È dolcissima. Oddio, forse la stanchezza mi aiuta anche a emozionarmi. Quasi mi commuove come cammina, è una cosa troppo dolce. Vai, vai, vai. Ok, andiamo, andiamo. Forza, forza. Signorina, attenta però, eh. Piano, piano. Ok, attenzione, ora scivolerà sicuramente qui. Wow. Niente, vero? Ok, ok, possiamo spostare un pochino la macchina. Perché così è un po' rischioso. Niente? Non posso spostare la macchina? Il cacciatore. Sì, ma la grafica di questo gioco è pazzesca. Cioè, hanno creato uno stile forte mettendogli poi dei filtri e dei flare, cioè, e dell'engine, del lighting pazzeschi. Ok, quindi... ci serve qualcosa per togliere queste dannate foglie. Penso che camminarci sopra non serva. Vero? A meno che forse correre con il... mamma mia, vai! Spavalda! Vediamo se posso fare... voglio provare a fare una cosa che non credo sia plausibile, eh? Scusate, sto facendo una cosa da videogiocatore incallito e non da roleplay, eh. Voglio vedere se... questa è la classica cosa da... il classico trucchetto da speedrun, no? Se io poso la scatola... quanto sono merda. Se io poso la scatola qui al bordo, no? E la raccolgo. Ah, no, viene... ok, ok, basta, basta, basta. No. Scusate, volevo rompere il gioco, non... Non avrei assolutamente dovuto. Ok, 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 ok. Vediamo un po' se possiamo metterla. No. Ok. Allora a questo punto vediamo un po'.
Andiamo a vedere se il cacciatore può aiutarci. È un signore, non potrà mica ignorare, è una signorina. Oh! Oh oh oh! Esatto, la faccia di Shenya è perfetta. Eccoci qua. Un rastrello! Mamma mia! Stupendo! Che dolcezza! È carinissima. Ok, ok, andiamo. Via. Vai. Soddisfatissima. Hai risolto l'enigma. Hai affrontato la vita. Bravissima, milady. Guarda però che facciamo, eh. Facciamo un bel lavoretto completo. Ecco qua. Così si fa. Ehi. Così. Perfetto. Oh. Cielo. Vai. Sfocatissima. Ok. In questi momenti sto giocando praticamente da solo. Neanche vi stavo leggendo. Ero completamente preso. Se pensate che io giochi così da solo, sì, lo faccio. Magari non necessariamente sempre parlando ad alta voce, ma spesso, sì. Specialmente se so che c'è qualcuno che serve. Condivido, no? I miei pensieri. Ok. Ora? Ma non mi dire. Eh sì, hai bisogno della corda dell'anziano. Però, a proposito del nonno, diciamo, vi ricordate che c'era la possibilità di vedere il telescopio? Anche i ragazzi qui me lo stanno dicendo. E Touché. Non credo la prenda bene, però. Per niente. Oh! Che dolcezza. Lo vedete il porto laggiù? Il molo laggiù? E Lothric? No? Oh ragazzi, prima o poi, ve lo prometto, io nella vita crescerò, cresceremo tutti. E sto lavorando ogni giorno per potermi trasferire. E ve l'ho detto, mi infilerò la fibra ottica su... Insomma, avremo le live in full HD 60 fotogrammi al secondo e a 4 megabit almeno. Promesso. Avrete live su un 65 pollici che saranno stupende da vedere. Sapete come la penso sulla qualità e sull'impegno e sul sacrificio per darvela. Non sempre è possibile, non tutto dipende da me. Capriccioso il bambino. Ok. E lui sta ricollegando le varie cose. Ok. Tuttavia. Vediamo. Allora. Vediamo un po' che possiamo fare con lei. Anziano. Il vaso era interagibile col bambino. La mappa non ci serve. Anche lei potrà vedere fuori.
Oh, guardate come corre adesso. Se con il fucile spari all'aquilone, non potrà più giocare e ti darà la corda. Touché. Oh, eccoci qua. Ok. Possiamo passare sotto? No, questa è una cosa da bambino. Perfetto. Beh, vediamo un po'. Una corda non sarà facile trovarla. Chissà se riusciamo a raggiungere il cacciatore. Puoi aiutarci? Ah, attenzione, ci scoprono altarini comunque. Avete visto? Non ha voluto salutarlo, ha ritenuto che fosse inutile. Non probabilmente perché ha degli scherzi con lui, ma perché magari sa che non si distrarrebbe. Andiamo a sgridare il bambino. È più importante che noi partiamo. Ah, niente, proprio non... Ok, 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 è fissa. Via! Mamma mia! Ho capito, caro il nostro protagonista. Sono chiaramente legati, ma dobbiamo trovare una soluzione. Uff, uff. Allora, troviamo la solution. Mi chiedo se adesso la soluzione è qualcosa che riguarda semplicemente l'intuito che non ho avuto, o se va effettivamente cercato piano piano. Là c'è un altro collezionabile di lei. Ecco, abbiamo fatto il giro. Qui abbiamo lui che continua a sparare, santo cielo. Nah. Non ne vale la pena, vero signorina? Possibile che... Allora, io credo in queste cose, il game design, cioè volendo parlare non tanto di esplorazione e trovare una soluzione, ma di game design, se ci fanno vedere, se questa è un'avventura grafica, in qualche modo, se lui ci fa vedere come gioco, come protagonista, il ricordo del bambino, dobbiamo interagire col bambino. Come... Cioè, è possibile... Cioè... Se i ricordi sono 5, e questo è un puzzle game fondamentalmente, un'avventura grafica con dei puzzle, quindi non un puzzle game, ma insomma, è possibile in qualche modo cambiare i ricordi già fatti per cambiare la realtà di questo? Cioè, tipo, se sto bambino di merda gioca col pallone al posto di... Se gioca col pallone, lei morirà comunque come prima. Però avendo già sbloccato questo ricordo, possiamo tornare in questa realtà e mentre lui gioca col pallone prendere la corda dall'anziano? Ho detto una cazzata, forse. Per dire, no? Allora, ricordi. Questi sono i collezionabili. Ok. Ah, è con lei? Oh, la sua madre. Si è trasferita da piccola lei. Oh. Ok, però noi non possiamo tornare al ricordo del bambino.
e non fargli prendere la palla. Perché, essendo un'avventura con dei puzzle, e io essendo molto... magari, le prossime volte cercherò di non esserlo, ma essendo stasera molto stanco, potrei veramente avere le capacità cognitive di un di uno scarafaggio ubriaco, eh? Quindi... per dire, no? Tipo start, riprendi, no? Select, pausa comunque. Qualunque tasto prema, io non posso cambiare ricordo. I ricordi sono gestiti dal nostro caro ragazzone, il nostro povero protagonista, quindi non possiamo cambiare personaggio mentre giochiamo. Giusto? Per esempio, no? Se noi torniamo all'inizio, probabilmente sto a fare una cazzata, ragazzi, vi sto facendo perdere tempo, ma... essendo una blind run ed essendo io un pochino... a stasera, lo devo ammettere, essendo onestamente, mi dispiace, molto ottuso stasera, perché... ho una forma di lentezza mentale clamorosa perché mi sono veramente stancato oggi. Andiamo in casa. Forse non si può neanche più entrare, eh? E non possiamo più entrare. Sì. La corda con la quale il bambino si era calato è la stessa dell'aquilone, mi sembra. Credo che lo sia. È la stessa dell'aquilone. Concludi il gioco. Perché ho potuto interagire con la portiera adesso? Cioè, me lo sono fottuto completamente. Me ne sono fottuto completamente del. Aspetta, ma è ovvio! Ma ragazzi, ma è ovvio! Ma porca puttana, ma sono un coglione! Offensivo, mi offendo, sono un coglione! Abbiamo visto, lo ricordo! Il fatto che lei non metta la corda causa l'incidente! Ma quanto sono lento stasera! Ma è ovvio! Le cade, apre, prende il pacco e causa la morte di lei! Ma... E la... Ma quanto sono stupido! Mamma mia, Michele! Cioè, noi dovremo salvarla! Prendendo la corda! Michele... Ok, dai... Avete capito? Sono stato molto lento. Sono stato molto lento, ma era ovvio. Era cazzo ovvio. Però adesso mi sta venendo l'ansia. Perché... non ci avevo mica pensato prima. Lei si sentirà responsabile non soltanto della morte di lei, ma della menomazione di lui. È brutto. Porca miseria. E si sentirà ancora più in colpa perché è innamorata di lui. Quasi come se una parte di lei avesse voluto che la sua compagna non ci sia più. O non ci sia mai stata. Cioè no, sta roba è brutta, 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 brutta. Minchia, ragazzi. Porca miseria, no. Poverina, non... ci aveva anche pensato. A parte che l'acqua è meravigliosa con l'effetto acquerello, santo cielo. Comunque è sempre colpa del bambino. Continui a... Quindi ora io posso entrare nel ricordo del bambino. Riavvolge. Ma che bello che è! Ragazzi, è vero che è un'avventura grafica, ma è... sfrutta fino in fondo il gameplay. Ah, vorrei dirvi una cosa. È molto importante, non... un giorno ci farò un video sopra, ma un giorno molto lontano, l'anno prossimo.
questo genere di videogioco è molto facile accontentarsi di vederlo. Non è un videogioco nel quale l'interattività porta a partite molto diverse. Per esempio, persino a volte un videogioco vario e divertente come Dragon Age 2, che ho preso praticamente il più monco della serie, può non essere interessante rigiocarlo tantissime volte, salvo per le scelte, perché il gameplay alla fine non è estremamente complesso, magari a differenza di un Monster Hunter. Monster Hunter lo vuoi giocare, Dark Souls lo vuoi giocare, Devil May Cry lo vuoi giocare, cioè quando il gameplay è così complesso, in cui devi fare tante cose, magari è grezzo e ti permette di aprire molte strade, ti viene voglia. In questi casi potresti accontentarti. E se sto dicendo cose con pochi esempi coerenti, qualche stronzata e un senso poco chiaro, perdonatemi, non sono rincoglionito, sono solo molto stanco stanotte. Ma il punto è questo, è molto importante per me dirvi questo. Se state vivendo questa esperienza e la ritenete, oltre ad essere italiana, qualcosa di prezioso, magari non subito, magari non full priced, ma compratelo, il videogioco. Il vostro potere d'acquisto è l'unico potere che avete davvero serio nei confronti del mercato e di chi crea queste opere. Quindi, mi raccomando, l'unica cosa importante, se volete dare un messaggio, non usato, scontato anche al 99%, ma non usato, perché anche se non esiste fisico, vero? Se è solo digitale non c'è pericolo. Comunque, sono stancoglionito. Sono stancoglionito. Comunque, il messaggio era questo. Non è fine a se stesso, lo approfondirò tra molto tempo. Oh, santo cielo, povero me. Allora. Maledetto. Concludi il giorno. Già così? Allora, bimbo. Quindi, non posso concludere il giorno così. Se concludo il giorno così. Ah, no, aspetta, forse posso farlo giocare col cane al posto che in mezzo alla strada. Grande, gioca col cane. Solo che questa interazione è un po' poco giocosa. Ha semplicemente attivato un evento, ok. Minchia, gli ha tirato una pallonata in faccia. Perfetto, ma infatti il punto è che il cane non deve giocare col pallone. No, è successa la stessa cosa. Allora avevo ragione, anche se lei muore in questo universo, noi possiamo cambiare il prossimo. Ok. Eh sì, è col cane che finisce in mezzo alla strada, mannaggia. Eh sì, lo so. Cioè, questa strada è una lista della morte. Cioè, se non c'è il bimbo, c'è lei. Se non c'è lei, ci sarà l'anziano. Se non ci sarà l'anziano, sto scherzando. Non credo proprio sia così. Anche perché no. Anche perché altrimenti, cos'è? Il cacciatore gli spara a questa povera donna, santo cielo. Ok. Amur, nessuno è serio. Santo cielo. Stanno giocando. Ok. Adesso, tra l'altro, la cosa figa, questa è l'idea, è la buona idea di game design. Non avremo né le foglie e i cancelli saranno aperti. Questo è buon game design. Non ci fai rigiocare la stessa cosa in maniera ripetitiva, ma ci dai un'esperienza diversa, che evolve mano a mano che noi risolviamo i puzzle all'interno dell'avventura grafica. Bravissimi, mi piace moltissimo. Ah, Ok. Via. Vai, signorina, vai. Vai. Yeah.
È troppo dolce, Last Day of June. Sì, il problema è che ora per ora la soundtrack è molto delicata, molto dolce, molto tranquilla. Senza stare a fare qualche colpo di scena mentale mio, probabilmente sì, c'è la seria possibilità che possa commuovermi se è scritto bene. Mi sembra scritto bene, mi sembra che voglia andare a parare in qualcosa di abbastanza pesante. Non ho ancora compreso cosa. Posso prenderlo, per favore? Non sono un bambino, sono una signorina che ha bisogno di aiuto. Grazie, grazie. Che gentile, posso ringraziarlo? Grazie. Il fatto è che lui sta imparando a capire che non si può salvare in nessun modo. Chiamiamoci questo, cioè chiariamo questo. Non c'è modo di salvarlo. Tra l'altro, buona parte del background, e non sto scherzando, della lore, bisognerà trovarlo attraverso il completamento dei collezionabili. Quindi mi viene voglia di essere completista, magari non in live, ma perlomeno in privato. Insomma, c'è una sequenza di cose da dire e la comprensione del nostro protagonista che non può salvare June non sarà bello, anche perché aveva già fatto pace con questo in passato. Vediamo se... quello non è blu, quindi non è per me. Che ricordo è? È un ricordo... ah, del bambino. Ok. Lei non frena e fa cadere i pacchi. Le cadono i pacchi e frena per raccoglierli. Cadono da soli perché non sono legati, esatto. Io mi sono perso. Che pippa. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Sto creando la mia mappa 3D. Sono stupido, lo so. Vai, signora, vai. Signorina. E sei brava comunque se sai fare dei nodi, eh. Miseria! Che bestia! Brava! È fatta, è fatta. Ammetto di essere molto curioso adesso. Ok. Andiamo. Via! Ora noi vedremo comunque l'incidente causato dal bambino. Mi sembra ovvio, ma ora potremo tornare a giocare col bambino e salvarla. Dovrà quindi succedere una terza cosa. Allora, purtroppo adesso avremo il bambino in mezzo alla strada. Ah no? Ci hanno salvato uno step di gameplay? Ah no? Ah, hai capito? Oddio, certo! È una sequenza di cose che può aiutare, può interagire l'una con l'altra. Interagiscono! Nice! Ora cadono i pacchi e schiacciano la macchina. Oh, questo incrocio è tristissimo. È tanto triste. Li incrocia. Niente. È sempre più arrabbiato. Chissà se prenderà consapevolezza piano piano. Chissà se prenderà consapevolezza piano piano. Sapete qual è la cosa veramente brutta? Che ogni volta noi riviviamo la sua morte. Porca miseria. Porca miseria. Ok. Sì, giusto, potrei leggere i trofei che appaiono. È appena apparso uno che diceva "It wasn't enough". Non era abbastanza per salvarla. Wow, ho abbastanza ansia e malessere.
Mettetevi nei suoi panni, se fosse il mondo reale sarebbe una tortura e un sogno, perché inseguiresti qualcosa di magico e impossibile. Accidenti. Il cacciatore. Ok, lui che vede il bambino che va a giocare con la palla in mezzo alla strada. Vede la macchina là a destra. Quindi lui lo stiamo vivendo dopo l'interazione, perché ha le corde, avete visto? Ok, il bambino. Oh, oh cazzo, oh, una frana? Ma veramente? Ora esce fuori, prende il cacciavite che le ha dato lei e va a massacrare il cacciatore. Risolto! No, ma questo è il presente! Vabbè. Ok. È molto Steins Gate comunque. Anche se è diverso, perché in questo caso hai una sequenzialità di interazione, mentre in Steins Gate, in quella graphic novel, il tempo si resetta ogni volta. Qui invece si accumula. Quindi, questi sono tutti i ricordi. Oh no, la macchina. Vedete? Lei è morta. Brutto, 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 brutto. Ehi, come sta? Credo sia molto bello Last Dave June. Credo che sia un titolo che vale la pena supportare e apprezzare perché sta veramente trasmettendo più di quanto mi sarei aspettato. Me lo aspettavo un pochino più semplice, un pochino più senza infamia, ma banale. Non lo è. Visual novel, è vero, non sai le terminologie della comunità otaku. Oddio! Visual, avete ragione, sono stanco, tutto mi è giustificato stanotte, tutto ogni cosa. Oh. Vedete quando qualcosa non è casuale ed è scritto bene? Lui le ha regalato. Ora, allora ragazzi, abbiate pazienza. Questa è una piccola punzecchiatura. Puttana Eva, no? Sono stanco quindi dico le parolacce. Puttana Eva. Se non mi fosse stato detto che il tempo era sempre fisso e moriva lo stesso giorno, da mo' che adesso ci sarei arrivato. Perché vedevo lei che perde il bambino, che piange, e lui che le regala il pennello. Una volta regalato il pennello, fai uno e più uno, la casa era piena di quadri, lei era una pittrice, stai entrando nei ricordi attraverso dei quadri, pam, sinapsi nervose, collegamento, eccetera. Cioè, è ovvio che se sei particolarmente attento e acuto, riesci anche a capirlo prima. Io adoro intuire le cose, io amo vedere serie, opere, videogiochi, sceneggiature e leggere libri, eccetera, perché adoro anticipare le cose attraverso la scrittura e come viene interpretata nella mia mente. Ma cazzo, si capiva qui, senza necessità di farlo dire da esterni, capite? È un po' quello che faccio io durante le live, di Metal Gear Solid. So cosa dire, salvo battutine, per non spoilerare, ma guidare e coinvolgere lo spettatore. È una presunzione che ho perché condivido da quando sono piccolo e ho sempre avuto esperienze bellissime nel farlo. Comunque. Che poi lei si è diventata bravissima a disegnare e fa incazzare tutti. E quindi, porca puttana, vaffanculo, lei è diventata un'artista. E se a noi ci, se a noi ci regalano il pennello, vabbè. Oh! Oh! Quindi il cacciatore gli ha concesso. E lui le preparava il tè, la tisana. Oh!
Preparo anch'io le tisane a Fenrir, vedete? È canon. Che i dolciosi fanno le tisane alle compagne. Come i veri uomini, comunque, le bestie, i maci. Vediamo un po' questo cacciatore. Sembra un personaggio negativo, ma sicuramente non lo è. Sicuramente non lo è. Sembra antipatico e distratto, ma lo scopriremo adesso. Stai suggerendo che sono 4 tentativi di omicidio perché era diventata troppo brava a disegnare e a loro rodeva? Sì. Sì. Ok, torniamo in casa. Se non fossi coinvolto andrei già a dormire e vi saluterei. Perché sto veramente messo male stasera. Male, male, male. Ma non resisto. Quindi forse oggi riusciremo a fare qualcosina in più utilizzando i nostri orari normali. Ok, torniamo in casa. Sei pronto? Oh, stupendo! Il papà! Che figo! Ma quanto sei... Un morto di fame, insomma. Un morto di fame, insomma. Ecco perché insegue l'uccello! Gli ha rubato la medaglia! È una gazzaladra! No, 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 no! Guardalo, che design stupendo! Ah! Imperdonabile! Devo prendere la medaglia del nonno o del papà! Guardala sta gazza! Ed ecco che la storia prende... Ah, senso, no? Tutti i piccoli eventi collegati da questa linea sottile. Lui che punta un fucile alla signorina, porca puttana, stai attento. Eh no, ho di meglio da fare. Ok. Ecco qua. Mamma mia. Creepy. L'ha visto, l'ha visto, l'ha visto. Yeah. Mm. Deve tornare la medaglia. Guardalo, guardalo. Orgogliosissimo. È lì, è lì. Ma non sparare a caso, eh. Cioè, anche spaventa... Ma spara in aria. Spaventalo, farà cadere la medaglia. È un uccellino, mica veramente un famiglio. Chiama cane. E niente, giustamente il cane. Allora,
Non facciamolo scappare, non facciamolo scappare, andiamo a prendere il cane. Via, 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 via. Guardalo, guardalo. Guardalo. Ok, ok. Via, via, via. No, è scappato. Ah, no, ok, ancora lì, ancora lì. Quindi non possiamo aprire? Oh, no, 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 attenzione, attenzione. È sempre colpa di quel bambino. È comunque sempre colpa di quel bambino. Via, via, via. Guardalo, guardalo, guardalo. Ok. No! No! Che patato! Addio! Lui, ma sono tutti cresciuti qui, quindi. Quindi la bionda era un'amica d'infanzia di lui e si è innamorata. E lui voleva giocare a pallone, invece no, il padre, il nonno, chiaramente il nonno a questo punto. Il nonno gli diceva, no, 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 devi essere... Che dolcezza, che dolcezza! Dobbiamo prendere sti ricordi, dobbiamo prendere sti ricordi, cazzo, veramente. Li esigo, come lui esige l'uccello. Che vedo che fate le battute di bassa lega e giustamente io vi... Ma quindi... Ah, lui non può aprire le porte? Ok. Non può aprire le porte, ok. Come... Guardate l'animazione. Questa è cura, eh. Questa è animazione, vedete? Ha l'animazione unica quando sale una salita. Scala una salita. Esatto, non puoi giocare a pallone. Devi imparare a puntare i fucili alle signorine. È un toro. Sto uccellino è incredibilmente inamovibile, avete visto? Cazzo, si è quasi preso una fucilata a bruciapelo e non ha fatto cadere la medaglia. Ora il cacciatore, appunto, esige l'uccello. Io vi do corda, ma non condivido. Tanto è canon. Lui andava in giro a sparare a caso, quindi... Guardatelo, è bellissimo! Ah! Ti prendo, ti prendo! Antipatico! Oh no, la porta! No! È comunque un fucile, puoi sparare anche a distanza, eh. Forse il tuo nonnino non te l'ha insegnato. Ma è un fucile. Cane, non ti distrarre, accidenti a te. Bimbo, va a giocare con l'aquilone. Oh no, poverino. Ed ecco che dovremo necessariamente far giocare il bimbo con altro. Eh sì, sono la crescita delle persone. Ok. Quindi praticamente erano bracconieri. L'elefante non so se è messo lì come animale per far capire che non dovevano farlo, o se in questa storia la caccia agli elefanti non è niente di particolarmente illegale. Ehi tu, nonnino. Ciao. Questo è un pazzo comunque. Gioca con sto fucile, porca miseria. Santo Dio, il fucile lo usa come se fosse veramente una matita, eh. Punta a tutto. Ok.
Stiamo trovando i ricordi di lui. Non gliene frega niente a lui. Oh, santo cielo! Orsi, elefanti! Mamma mia! Ok, ok, andiamo, andiamo! Oh! Ok, ok. Quindi dobbiamo arrivare alla fine a quando lui crea la frana. Il nostro obiettivo purtroppo in questo caso non è salvarla, ma raggiungere quell'evento. E noi lo raggiungeremo. Solo che non subito, immagino. Perché lui, cioè, non è ancora arrivato l'uccellino, non è ancora arrivato qui. Quindi dobbiamo andare a cercare quel cazzo di affare d'albero lì, che dobbiamo fare il giro. Forse dobbiamo andare a disturbare la ragazzina? Esatto. Questo titolo unisce umorismo e tristezza in maniera veramente straordinaria. È toccante. Niente, questo giustamente è lo stesso evento. Sì, il padre era chiaramente il cacciatore di Jumanji. Andiamo a cercare la macchina della signorina, ma non credo ci sia, forse è già partita. Pozzo, la casa di lui. Sto filtro a palla. Ecco, ecco, ecco la macchina. Signorina? Signorina? Ok, nessuno lo aiuta. Dai commenti vedo che qualcuno mi dice ci puoi comunque arrivare a piedi su quell'albero. Davvero? Se posso arrivarci a piedi... Magari dalla mia villa? Posso fare il giro dentro casa. Visto che siamo così ricconi avremo un'altra uscita, no? Nel nostro giardino privato. Infatti, infatti. Ah! Beccato! Questo? Ah, ok. È fantastico perché tornare indietro nei ricordi ti permette poi, grazie ai ricordi successivi, di aprire shortcut e porte che ti fanno ottenere degli altri ricordi, quindi non puoi trovarli tutti subito. È un completismo parziale, piano piano, fantastico. Ok, ok, ok. Continuiamo a sparare a tutti gli alberelli del giardino pubblico. Ed ecco che abbiamo finito, perché adesso lui andrà là e succederà il disastro. Oh, sul nido, che dolcezza! Ecco perché noi siamo così stupidi. Non è vero, santo cielo. Non potevamo immaginare una cosa del genere. Ma non pioveva? Non c'era la pioggia? Era la pioggia che causava la frana, anche se ho visto che il promontorio è particolarmente rotto. Comunque. Fantastico. Ah, ok. Praticamente l'egoismo di lui causa la pioggia. No, che non deve mai ricaricare. Quello è un fucile magico del nonno. Viene da Jumanji. Mi sembra anche abbastanza canon, ragazzi. Avete visto che brutta la roccia. Esatto, il gioco ti obbliga a ricordare gli altri personaggi in sequenza, quindi non c'è neanche bisogno di ripetere la stessa cosa per completare il collezionismo. È eccezionale. Boom.
brutto, brutto, brutto. Ok, a questo punto, però... Cosa che potrebbe cambiare le cose? Cioè, istintivamente mi viene in mente di giocarmi tutti i ricordi per andare a prendere i collezionabili. Cioè, l'istinto del videogiocatore mi dice, tanto devi rigiocarli tutti per prendere i collezionabili, quindi che male ti fa? Magari qualcosa ti porterà avanti nella storia. E esatto, devo liberare il cane, devo impedire al bambino di mettersi a giocare con il cane. Adesso avrò i cancelli del cacciatore aperti, esatto, quello è il punto, è esattamente quello a cui mi riferivo. Allora, per esempio, no? Adesso possiamo andare a, per esempio... Ah, possibile che... Ah, devo... Cazzo... Quello lo posso aprire con lei quando ho il rastrello. Quel collezionabile l'ho sbagliato, allora. Quel collezionabile l'ho sbagliato, ragazzi. Posso tornare indietro. Ok, questo l'abbiamo preso. Poi lo guardo. Adesso voglio andare a prendere quello dal cacciatore. Cazzo, quello... Quanto odio quando qualcosa non riesco a farlo per un errore. Devo correggerlo, accidenti. Aspetta, cane, aspetta, aspetta. Andiamo prima dal cacciatore. Mike, ma non riesci a streamare in 1080? Non riesco neanche a streamare a 720. Purtroppo la mia situazione tecnologica è non insufficiente, è molto peggio. È al limite, secondo me, della mancanza del diritto umano moderno, di quello che dovrebbe essere il primo mondo, quindi dovrebbe, tra il dire e il fare, tra il dire e lo specificare e l'essere. Beccati questo! Vediamo. Ok, abbiamo fatto tutto il giro. Quindi. Sì, lo so che fa ridere definire l'Italia il primo mondo. Sono il primo a dirlo. Allora. Oh, ok. Quindi, a questo punto, i pensieri sono due. Ah, ecco, qua era. I pensieri sono due. Il primo è se noi dobbiamo effettivamente tornare a giocare con il... Oh, che brava che era! Non ha finito di colorarlo. E il bambino fa il dispettoso. Allora. Esatto! O comunque tutti ad accusare il bambino. Ma se qualcuno ci avesse giocato con sto bambino, tutto questo non sarebbe successo. Mm-hmm. Touché. Oh. Ok, per ora il bambino ha i ricordi meno, diciamo, story driven, meno importanti. Vediamo un po'. Se adesso noi giochiamo con l'aquilone, potremo comunque salvare loro. Cioè, la donna, la signorina, non dovrà suonare, ma non causerà incidente comunque perché ha già la corda.
Giustamente, in quanto bambino non ha troppi ricordi. Touché. E il cacciatore potrà chiamare il cane. Ok. Ah no, è vero, la corda! Che burdello! È vero, la corda non si può moltiplicare. Oh, mamma mia, che macello. E quindi? Non cambia granché. Salvo che il cacciatore non riesca ad aiutare lei, ma non fanno in tempo, è un incidente. Ai ai ai. È esatto, è quella morte. Però, se il cacciatore non è là sopra, magari la aiuterà. Esatto, lui adesso vede l'incidente da lì. Ok. Allora. Per prima cosa, facciamo una cosina scema di completismo. Esatto, ora il cacciatore ha il cane. È quello che dobbiamo fare. Però sono entrato in possesso della Milady perché voglio sbloccare il... Voglio sbloccare il... lo shortcut del rastrello. Perfetto. E già che ci siamo, ragazzi, possiamo prendere il suo ricordo nella casa del cacciatore. Sorpassiamo la soglia dell'1%. Sapete che mi sta piacendo anche il gameplay di questo giochino? Perché praticamente viene da chiamarlo giochino in quanto... appunto avventura grafica, ma in realtà è un giocone e permette di avere giochini interni come il collezionismo. Fantastico. Ok, dovremmo aver preso tutto, vediamo un po'. Eh no, col cazzo. Oh no, no, madonna mia. Oh, pure i cuoricini, che tristezza. Sblocca l'altro shortcut. Ah, ci sono due cancelli da aprire, ok, perdonatemi. Facciamoci un giro, infatti, facciamoci un giro veloce. Grande, Milady. Perfetto. Dove sono? Che poi avete visto quanto è effettivamente geniale il fatto che tu abbia i volti azzurri quando sono del tuo personaggio? Perché puoi vederli a distanza. Non appaiono qui, ma puoi vederli a distanza. Esatto, il problema è del nonno che non ha potuto giocare col bambino, ma avrà avuto i suoi motivi, avrà avuto i suoi problemi. Vediamo, eh. Sto cercando di capire perché ci sono molti ricordi di lei che mancano, e non pochi, molti. Ok, qui non si può andare. Qui abbiamo già fatto tutti gli shortcut, perché senza io non sto bene. Perfetto. Già che abbiamo preso questo ricordo per completismo... ho già visto da con il cannocchiale, al cannocchiale con lei, non reagisce bene, soffre. Perché farla soffrire ancora? Non è giusto. I nuovi ricordi di lei, chissà dove cazzo sono. Che bello che il sole del tramonto ha fatto così.
Ok, partiamo. Non vedo altri dettagli per ora. Ci sarà probabilmente un'evoluzione di questi ricordi perché la mappa, vista così, non è gigantesca. Ormai l'ho imparata a memoria, quindi. La bicicletta potrebbe essere una soluzione futura, eh? Carl, sì. Il protagonista è Carl, è vero, hai ragione. Non quello però di Carl. Quella è un'altra cosa, un pochino diversa. Ok. Vabbè, lei la possiamo chiamare Elion in qualunque momento. Ok, concludiamo il giorno. Esatto, purtroppo questo mix lo conosciamo. Può saltare purtroppo. Ok, allora. Non vado a prendere il bambino per ottenere il suo ricordo, perché comunque sono sicuro che dovremo rifarlo in futuro. Ok. Chiamiamo sto cane. Eccolo qui. Sempre un pazzo comunque questo. Ok, passa da un albero all'altro. Però puoi avvicinare. Ok. Vai. Butta quella. Non hai risolto niente. Chiama il cane. Chiamalo qui il cane. Sbagliato, vero? Mannaggia a me. Ho capito. È un enigma che devo fare. Cioè, non è automatico, è un vero puzzle. E lo so, ho toppato, perdonami. Gameplay, non mi far rivedere tutta la. Non mi far rivedere tutta la scena, gameplay, non punirmi così. Esatto, non devo farlo arrivare nell'albero prima del nido. È vero. È che avevo pensato di avere più tempo. Ok. E niente, ci tocca rivedere tutta la scena, mannaggia. Cioè, dovevo chiamare il cane una volta prima, giusto? Rincoglionimento, vai via. Ce la puoi fare, Michele. Cioè, ce la ci puoi. Lo so, mi dispiace, Carl, guarda. Ma ti tocca. Allora. Benvenuto, Spanamax, grazie. Ah,
Allora. Ok, dopo questo andava tipo in questo qua, vero? Ah, non posso. Ah, vietato cani? Cazzo, vietato cani. Il link dove donare alla famiglia è l'immagine. Non è visibile, è proprio l'immagine. Però in realtà vediamo un po', qualcosa deve cambiare. Questo è già originale, infatti. Va bene. Però io già qui non ci posso più arrivare. Ah, posso sparare ancora. Tanto è vietato ai cani. Ma non so dove va. Ho preoccupazione. Vediamo. Ah, grande. Nuovo shortcut. Vai. Okay. Ma ora l'enigma si fa più complesso. Questa è un'altra parte completamente della... No. Ma che figata. Ecco dove sono i nuovi ricordi. Vedete? La signorina. Wow! Guardate quante cose si potranno fare con il bambino. Là c'è l'ultimo ricordo del cacciatore. Ma che figata! Non vedo l'ora che sia venerdì prossimo. Sì, è vero, non è uno shortcut se apre un posto nuovo. Touché. Ma guardate! Sono gli ultimi due ricordi del cacciatore. Quanta roba! Una nuova corda, una catena! Una catena! È fatta! Mamma mia! Ok. Non lo so... Doggo, non... Cioè, qui ora dove sparo è un mistero, cioè... Qui su. Guardate tutti questi posti nuovi. Ma il bambino qua deve fare un casino. Deve fare un bordello il bambino qui. Oh, ho messo il cane nell'unico albero in cui non va. Sì, no, il cane non penso che possa andare davanti al nido. Sarebbe... Altrimenti la soluzione sarebbe stata istantanea fin dall'inizio. Ok, ora lo mettiamo qui. Buonanotte a chi va a riposarsi. Ho toppato alla grande. Appena capiamo... C'è un albero in cui non va. Subito, no? Merda, Michele. Ce la faremo. Cioè, a un certo punto si sposterà da qui. Aspetta, qual è il percorso? Ok, allora proviamo a metterlo...
lì adesso, qui. Sbaglio, sta facendo adesso in diagonale. C'è un pattern, vedete? È abbastanza... Ok, ok. Quindi ora lo mettiamo qui. Esatto. È sequenziale, esattamente. Uff. E così rompiamo. Ora va là. E quindi ora si muove, sbaglio o si muove solo in diagonale? Fammi capire. Ragazzi, questo è che adesso sono... è l'ora in cui dovrei essere a dormire da un po', visto quanto sono cotto. Quindi non sto... ora non sto pensando. Sto facendo trial and error. Non sto ragionando. Che vada in diagonale mi sembra scontato, ma... Oh, ok. Ce l'abbiamo fatta. Bestia. Vita dei cani. Oh, ma sto uccellino... Oh! Quindi il suo uccellino era così rincoglionito che non sapeva neanche qual era il suo vero nido? Fatemi capire. Là c'è un nido? E lui non se ne è reso conto? Cioè l'uccellino andava in un altro nido? Questa non l'ho capita. Cioè se è una gazza è completamente rincoglionita. Ma completa. No, lui ci prova con lei. Vediamo un po', forse devo andare comunque al bordo per... Come minchia lo concludo il giorno adesso? Oh merda, e come lo concludo il giorno? Forse davanti all'uccellino, andiamo a vedere. Sto sbagliando, lo so. C'era un cancello vicino al nido. Sì, ma c'era anche un vaso, no? C'era un vaso con i fiori, o sbaglio? Andiamo a vedere. Sono veramente stanco. C'è il vaso davanti, no? Lo so che devo prendere la medaglia, ma c'è il vaso. Lo so. Questo l'avevo visto. È per questo che ero tornato indietro. Davo per scontato che... Ah, aspetta, posso... No, non devo prenderlo io. Pensavo di poterlo portare a lei. Peccato, se potevo portare la corda a lei. Ma sto signore non può spingere sto coso, no? Il fatto che nei puzzle game non puoi ragionare con la logica di scavalcare qualcosa. Vediamo, magari c'è... ok, beccato, vedete? Occhio, occhio! Mamma mia! No! Sempre col fucile pericolosamente... Oh, guardatelo, dolcissimo. Ok, vabbè, finisce così. Vabbè, colui che inciampa, vabbè, era una chicca. Ok, però adesso abbiamo praticamente in testa tutto quello che dobbiamo fare con bambino e lei, tranne che con l'anziano. Cosa mai...
E ora ci sono le casse. Ok, ci sono le casse. Però lei può andare a... Poverino. Ok. Ovviamente non vado certo a dormire senza aver risolto l'enigma di lei. Andiamo a salvarla subito. Riavvolgiamo. Forza, Milady, prendi sta corda. Ok. Che dolcezze. Esatto. Ora, mi chiedo il nonno cosa mai può fare per uccidere Jun, santo cielo. Andiamo a prendere sta corda. E il bello è che stavolta la corda non ha bisogno dell'aiuto di nessuno. Perché lei è un toro, riesce a farselo da sola, tutto l'ambaradan, e noi non andiamo a disturbare nessuno. Oh, il cane è disperatissimo. Mi dispiace, ma me ne frego. Ciao. Addio, tanto non mi piaci. No, non può. Viene interrotta. Ah, se ne frega proprio. Ok. Ora andiamo ad aiutare il cacciatore, dai. Minchia che stronzetta comunque. Come mai ignora il cacciatore, poverino? Poraccio, no, non me ne frega niente. No. Vabbè, magari non lo sa che il cane abbaia perché il cacciatore è inciampato. Non è che è in pericolo, però è inciampato. Ora, che diavolo deve succedere mai? Un fulmine. Cioè, a quel punto... Ok, pronti? La frana. C'è comunque una frana. Il cane. Ma porca miseria. Assurdo. Ah, santo cielo. Lo so, Carl, è veramente terrificante. Bene. Sappiamo perfettamente come proseguire la prossima volta, ragazzi. E quella luce... E sta luce rossa inquietantissima fuori? Wow, wow, wow. Ok. Wow. Dobbiamo aiutare il cacciatore. Ragazzi, siete stati eccezionali. Io un po' meno, molto stanco. Però, buonanotte. È il camino con il fuoco acceso, giustissimo. Grazie di tutto. Mi spengo come una candela. Anzi, in realtà devo preparare un ultimo export, ma lo faccio in poco. E buonanotte. Grazie della compagnia. Ci vediamo mercoledì in live. E per il resto sapete dove trovarmi. Notte e giorno. Buonanotte, ragazzi. Grazie di cuore. Buon riposo. Vediamo un po' come va.